La struttura non è compatibile. La codifica genetica è al 97%. Lo dirò una volta sola. Anche nessuna. Spegnete tutto. No, scordatelo. No, no, avanti. Stavi dicendo? Mi dispiace, è stato inatteso. Thor, hai contribuito a questo. Gli Avengers non possono battere Ultron. Non da soli. Nella tua mente ho visto lo sterminio. Guarda ancora. È difficile convincervi a fidarvi, ma dobbiamo andare. Bravo. 3 minuti. Prendete il necessario. Ciao a tutti e benvenuti qui su Game Sailors. Siamo nella parte, in una delle nuove parti, uno degli ultimi filmati di Lego Marvel's Avengers. Ci stiamo occupando di Ultron, stiamo cercando di arrivare alla conclusione dell'avventura e siamo a buon punto. Se ci avete seguito dovreste aver già visto parecchi video, parecchi filmati, e qui siamo a Manhattan, nella Torre dei Vendicatori, e appunto, diciamo, siamo nella zona free roaming dei Vendicatori. Qui quindi seguiamo, adesso abbiamo Quicksilver, che è un personaggio, come vedete, un po' complicato da gestire, proprio perché è il più rapido in assoluto, e che appunto ci porta, in questo caso utilizziamo lui, ci porta fuori da Manhattan, o quantomeno fuori dalla Torre dei Vendicatori. Qui stiamo scendendo, stiamo attendendo un attimo perché deve caricare. Il gioco deve caricare Manhattan, tutta Manhattan, tutta la Manhattan Lego presente, per portarci in realtà a questo... Uè, qua siamo finiti di sotto, ok, siamo finiti nelle grate, lasciamo perdere. Quicksilver, non voglio sapere che fine ha fatto, visto che è finito giù dalla Torre dei Vendicatori, ma saliamo direttamente qua sopra, sul velivolo, per iniziare il livello. In questo caso non c'era una sezione free roaming come negli ultimi due, che ci hanno portato uno in Wakanda e l'altro nella fattoria di Barton. Come ci si può aspettare dalla modestia di Tony Stark, il Quinjet degli Avengers è un pochino più avanzato di quelli che avevamo nello Shield. È un po' più grande per accogliere tutta la squadra, ma è ancora rapido e manovrabile come il modello precedente, con... Ehi, sembra quasi uno spot pubblicitario. Dovete sapere solo questo, può portarvi a Sokovia. Attento, Ultron, arrivano gli Avengers. E così Maria Hill appunto ci introduce alla missione finale degli Avengers. Una pesante, ma la priorità è portar fuori la gente di Sokovia. Scopriamo cosa sta costruendo Ultron. Troviamo Romanov e sgombiamo il campo. Natasha! Stai bene? Non è che per caso hai trovato la chiave da qualche parte? Sì, l'ho trovata. Forza! Ultron. Avete negato l'accesso. Voi portate via il mio mondo, porterò via il vostro. Dobbiamo andare. Io ti adoro. Ah!
Ma mi serve l'altro. L'altro? Temevo che non lo chiedesse mai. Finiamo il lavoro. Mai una pausa. Povero Stan Lee, voleva il suo bacio da vedova nera, mi è rimasto, è rimasta a bocca asciutta. Ok, Sokovia è stata tirata su, è per aria, è stata sollevata nel cielo e ora siamo qui con Hulk in arrampicata libera. Tanto qua ci prendiamo un mini kit e dobbiamo portare su sia lui che vedova nera in questa appunto scalata verticale, che è effettuabile grazie a delle pareti che permettono appunto al nostro omone verde di salire su per questa pezzo. In pratica è stato alzato un pezzo di terreno. Ora vediamo un attimo cosa si può fare. Che qui con Hulk noi dovremmo lanciare questi macigni contro questa. Ecco, ora forse ce la facciamo. No. Vediamo ora se ce la facciamo. Oh, finalmente. Era la mira che mancava. Compensava con la forza, ma la mira era un po' problematica. Ok, saltiamo qua sopra. Anzi no, aspetta che vediamo un attimo. Dobbiamo prima montare questo passaggio per la nostra Black Widow. Eccola qua. Nonostante sia un personaggio atletico, si è portata via un pezzo di monte anche. Ora attenzione però, qua bisogna... Aspettate, vediamo un po'. Ok, via. Vediamo un po'. Eccola qua, ora ci siamo. Saliamo. Qui passiamo a lei direttamente sulla schiena del nostro omone. Un po' più giù, ok. Proviamo adesso. No, fermi tutti. Ok, di nuovo lei. Siamo scesi troppo? No, forse ce l'abbiamo fatta. Ok, partiamo con lei. La facciamo spostare pian pianino. E poi le facciamo sparare a questo bersaglio. Un'altra locomotiva che va giù. E qui abbiamo di nuovo il duo. Oh là là, qui abbiamo raccolto di tutto. Saliamo. E nuovamente un colpo di qua e un colpo di là. E il terzo qui. Perfetto. Abbiamo liberato la strada e ora dovrebbero essere pronti per salire. Eccoli che arrivano. Va a fare l'eroe. Se cadesse? Estinzione globale. Via, via, via. Stai bene? È colpa nostra. Ehi, guardami. È colpa vostra, è colpa di tutti, che importa? Io torno lì fuori perché questo è il mio dovere. Se vuoi restare, va bene. Ma se uscirai da quella porta, tu sei un Avenger. C'è bisogno di te al sito dello scavo. Vieni qui il prima possibile. Ok, okay, siamo adesso nei panni di Barton e di Scarlet. Ecco, adesso esploderà.
ce ne andiamo da questa parte. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Quant'altro abbiamo smontato al volo un camioncino e abbiamo fatto venire fuori una freccia di quelle soniche. Olè. Con occhio di falco abbiamo tirato giù abbiamo distrutto questa vetrata. Qui vediamo un attimo, montiamo qualcosina anche qua. E poi... No, fermi tutti. Sei un folle. Questo lo smontiamo male, così la smette. E questo qua invece... Lo utilizziamo, lo dobbiamo anche guidare, siamo proprio noi in questo caso a doverlo muovere. Per fargli rivelare queste parti metalliche che poi il nostro occhio di falco andrà a colpire. Colpiamo anche questo carretto di banane, vediamo cosa succede. Tanto qui abbiamo sgomberato un po' la strada. Qui abbiamo ulteriori cose da fare, da vedere. Qua come vedete ci sono moltissime monetine. Questo è un livello che in realtà garantisce la classificazione vero eroe abbastanza facilmente, vero Avengers in realtà abbastanza facilmente. Qui noi ci muoviamo di zona in zona. Eccoci. Qua possiamo distruggere tutto quanto. E se volete fare i fenomeni, questa è una piccolissima chicca che avevo scoperto quando avevo finito il gioco la prima volta. Come vedete lì c'è un pallone e c'è una rete da calcio. Probabilmente dimostrando il loro amore verso questo sport, Traveler's Tale hanno deciso di fare un regalo, perché se fate gol... Attenzione. E buonanotte. Ho perso la palla, aiuto. L'ho persa definitivamente. Oh cielo. Eccola, è tornata. Vediamo se riusciamo a combinarci qualcosa. La butto di sotto, sono un fenomeno da circo. Cielo. Era così semplice la faccenda, ma è diventata tragica. Vediamo. Tutto per farvi vedere un piccolo easter egg. Vediamo. Ok, ecco. Questo era il discorso. Se riuscite a fare gol, ecco quello che succede. Ce l'abbiamo fatta. Sono sempre stato uno schiappone infinito nel giocare a calcio e ora me ne siete accorti anche con questo video degli Avengers. Questa cosa combina, cosa grida? Vediamo. Ok. Questo lo mettiamo lì? No. Dentro è troppo. Lì nemmeno. Ah, ecco, ok. Non avevo visto il gancio a cui attaccarsi. Ora ci arrampichiamo. E poi via. Qui Iron Man sta salvando uno con tutta la vasca da bagno. Perfetto, è partito. Qua vediamo un attimo. Qui
abbiamo fatto partire Occhio di Falco, l'abbiamo spedito al piano di sopra. Ah, qui ecco, vedete, potevamo taggare queste cose, non me le ricordavo, francamente. Quindi, se vi capita di vedere altri di questi tag sul muro, fatelo, taggateli col potere di Scarlet. Lì c'è la lavatrice che pedala, sta pedalando per tutto il livello, fermatela. Boh, vabbè, se volete. Se no, oh no, siamo finiti di nuovo di sotto, mannaggia a me. Ne sto combinando un po' in questo video, perdonatemi. Ok, una bella freccia. Abbiamo anche qualcosina da raccogliere, anche un personaggio, se volete lo trovate lì sotto. Ok, questa lavatrice l'abbiamo tolta perché non se ne poteva più. Da qui forse dobbiamo passare, ecco, sì, era da lì, bene. Qui abbiamo un altro di quei graffiti. Olè, zaccheriamolo, tanto ormai ce li siamo persi, perché ce n'era uno quasi subito all'inizio, era per terra, se non ricordo male, ma vabbè. Scendiamo, andiamo qua sotto. E qui ci troviamo davanti anche Quicksilver, che ce l'ha, se la deve vedere con un bel po' di questi cattivoni, questi robot di Ultron. Altro tag. Ok, qui monetine, ormai ve l'ho detto, questo è un livello in cui vero eroe è abbastanza semplice, anche senza perdersi troppo in raccolta. Stammi dietro, vecchietto. Andando poi da questa parte, vediamo. Riusciamo a creare. Ah beh, ok, qui arrivano un bel po' di cattivoni, quindi bisogna sbarazzarsi di loro senza troppi complimenti. Questi qua che volano, eccoli, magari li buttiamo qua. Nuovamente facciamo colpire un po' di nemici ad Occhio di Falco, usiamo la sua mossa ultra. Anche qui un po' di botte con una mossa combinata tra Scarlet e Quicksilver. Nuovamente un'altra super mossa. E anche qui vediamo di eliminarne ancora qualcuno. Ne mancano due, vediamo dove arrivano. Uno è andato malissimo e l'altro ce lo giochiamo così. Perfetto. Qui il campo è libero. Qui non è libero. Stiamo arrivando. Nemici in volo diretti al ponte. Nemici in arrivo. Quelli in arrivo sono già arrivati. Thor, facevi un pisolino? Eccoci a quella che, se non sbaglio, è la fase finale di questo livello. Siamo dei civili su quel ponte, devi portarli qui prima che crolli tutto. Vediamo un po' cosa possiamo combinare. Ora basta. Ok,
qui abbiamo un po' di cose da fare. Qualche incendio da spegnere. Qua abbiamo una mossa di Thor per prenderci un mini kit. Ok, andiamo avanti a martellate che facciamo un po' prima. Quello non si può far nulla, quello non si distrugge, quello lì è il salvataggio. Vediamo invece qui con il nostro cap, spegniamo un po' di incendi che dovrebbero tornarci utili i pezzi contenuti all'interno delle fiamme, perché a quanto pare sembra che si possa costruire uno di quei generatori che poi permetteranno al nostro Thor di elettrificare un po' la situazione. Eccolo che arriva. Carichiamoci. Opla là, qui abbiamo fritto tutti. Carichiamo il nostro... Oh, qui, qua siamo saltati per aria, com'è sta storia? Carichiamo il nostro generatore. Lì abbiamo Stan Lee, ma ci serve qualcuno con una... con la tipo occhio di falco, ci servirebbe con la freccia per distruggere il vetro. In questo caso niente da fare, il nostro Stan rimane lì dentro. Ci dispiace. Altri velivoli che vengono giù. Altre cose da distruggere. Alcune erano segnalate, per esempio quella là, quella che lampeggiava, era segnalata quell'auto. E infatti qui abbiamo dei pezzi per montare un interruttore scudo. Eccolo che arriva. L'interruttore c'è. Lanciamoci anche lo scudo, così attiviamo la betoniera. E via. Questa butta giù un bel po' di cemento. Magari fateci un salto sotto, perché ho visto un buco che potrebbe essere interessante prima di attivare la betoniera. Questo ve lo dico, così magari vi risolvete o scovate qualche segreto che non sono riuscito a farvi vedere in questo video. Qui ci rimettiamo in condizione di parare il... non di parare, di spegnere il fuoco. Fuori. Bella martellata. E qui proseguiamo. Arrivati qui bisogna attivare questa pedana. Ci mettiamo sopra prima, buonanotte, siamo saltati. Prima col nostro cap e poi... Ah, sono noiosissimi questi personaggi, via. E poi, ecco qui, la mossa combinata che volevamo fare prima l'abbiamo fatta anche adesso, così da sgomberare l'entrata e l'accesso a questo ponte. Capitano, questa gente non ha scampo. Se Stark la distruggesse... Non me ne andrò finché ci saranno civili. Non ho detto di andarcene. Dove trovo un panorama come questo? Sono lieto che gradisci il panorama. Sta per migliorare. L'ho tolta dalla naftalina con due amici. È impolverata, ma funziona. E termina così l'ascesa di Ultron, il livello numero 14 e penultimo livello di questo LEGO Marvel's Avengers. Siamo quasi giunti alla conclusione. Speriamo che questi video vi stiano piacendo.
e che appunto si riesca a pubblicarli tutti abbastanza rapidamente in attesa di Star Wars Il Risveglio della Forza, il nuovo gioco della Lego che arriverà intorno al 24, se non sbaglio, di giugno, e che cercherò di filmare con un minimo di, diciamo, di velocità, ecco, la vediamo così, cercherò di filmarli il più velocemente possibile, e di cui ovviamente poi vi forniremo anche recensione e video recensione sul nostro canale YouTube e sul nostro sito internet. Mi raccomando, ricordatevi il sito internet, che per noi è fondamentale per continuare a crescere come stiamo facendo in questo periodo, grazie a molti di voi che effettivamente stanno seguendo anche quello che scriviamo e quello che combiniamo sul sito internet. Poi ci saranno ulteriori novità, ma di questo ne parleremo più avanti. Vi ringrazio quindi per essere stati con noi e vi do appuntamento presto con l'ultimo filmato di Lego Marvel's Avengers, in cui sconfiggeremo finalmente Ultron e termineremo le avventure proposte in questo gioco della Lego. Ciao!